veniam peto pro omnibus queis annis in ac industria acciderunt. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ma come è potuto accadere? Da dove è iniziato tutto? Pronto? Tutto a posto, grazie. Cioè, cos'è che mi hai detto? Ah, di entrare. No, non me ne frega assolutamente niente, guarda, del mercato italiano. Io sto bene in quello americano, non mi interessa. No, non mi interessa delle cose turche, guarda, non sono interessato, te l'ho detto. No, non ti prometto che ci do un'occhiata, dai, non mi interessa. Ciao, ciao, ciao. Ma che me ne frega a me del mercato italiano? Mercato italiano, a te cosa me ne può fregare del mercato italiano? A vedere, italiano. Vabbè. Marketing a risposta. Ma chi è sto qui? Ma cos'è chi dice? Vendi le tue passioni. Marketing a risposta. Crea la categoria. Brand position. Affiliation marketing. La situazione era molto grave. Dovevo per forza fare qualcosa. Ma cosa? Appropinquatevi, signori, e venite ad abbeverarvi alla fonte del sapere. Appropinquatevi. Signori, siete pronti a strisciare la carta? Siete pronti finalmente a capire come si fa marketing? E così lanciai il primo corso nel mercato in lingua italiana. Non a 27 euro, a 197 euro, ma a 1000 euro, senza pagina di vendita né garanzie. E fu un successo. Ma accadde l'inevitabile. Marketing per mentecatti fu un successo senza precedenti. Molti imprenditori acquistarono il corso e iniziarono ad applicarlo nelle loro attività. Ma lo comprarono anche molti opportunity seeker. E così nacquero i primi cloni. Venite a me! Che vi illumino di saggezza. Non fate i berboni per 2 lire. Allora, volete fare un sacco di soldi, povere? Più che opportunity seeker, dei gran pirla. Dalla piscina ho lanciato il concetto di high ticket. Ho demolito quelli del black, quelli del funnel hacking e del growth hacking, e quelli che pensavano che vendere le proprie passioni li avrebbe resi ricchi. E mentre i cloni spuntavano come funghi, mi resi conto che cominciavo a dare fastidio a qualcuno. Facevo le live dalla mia penthouse, dai ristoranti a 5 stelle, in giro per Dubai. Ma questo non bastava per molti, era tutto un green screen. I numeri aumentavano e naturalmente i clienti soddisfatti. Nonostante questo, haters e scimmie da tastiera mi dipingevano come un truffaldino che viveva in una cantina di una qualche provincia brianzola, tra ratti e green screen. Eccoci qua, signori, come andiamo? Non fate i barboni per 2 lire, ovviamente condividete questa live. Ma la cosa peggiore era la schiera di bimbi minchia che aveva usato le mie informazioni per truffare le persone. Anche tu puoi fare un sacco di soldi lavorando 3 minuti alla settimana? Anche tu non sei vale niente! Com'è? Buona! Non potevo confondermi con loro. L'intera industria era minacciata dall'idiozia dei bimbi minchia e in fondo era un po' anche colpa mia. Era giunto il momento di dire basta. Brum, 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 brum,
raggiunto il momento di fare quello scatto in più e lasciare tutti al punto di partenza. E così organizzai The Money Fight, il primo evento dal vivo. Ero lì, in carne ed ossa. Le persone mi potevano ascoltare, vedere, toccare. Esistevo. 175 imprenditori volarono a Londra per 2 giorni d'evento intensivo al Queen Elizabeth Center. E ancora una volta, il papi ero io. Con The Money Fight avevo alzato il livello. Non solo avevo consolidato la mia autorevolezza nei confronti di chi mi seguiva, ma avevo messo in riga buona parte dell'industria della formazione. Ma ancora non mi bastava. Ero pronto ad affondare il coltello. Ah, bella fresca! Presi un aereo e volai in America. Costituì una partnership con la Magnetic Marketing e Dan Kennedy, mio mentore da sempre. Ebbi il privilegio di tradurre e integrare il sapere dei corsi di Dan. Registrai Pregiudizio, un videocorso creato da me e Dan Kennedy. E soprattutto lanciai La realtà non esiste, il mio secondo evento live, dove ospitai Dave D, Brian Kurz e Dustin Burleson. Un evento di 3 giorni che sconvolse la vita di 600 imprenditori. E che mi costò un occhio della testa per quei cacchio di ologrammi. Andiamoci piano con le parole, No, ma ancora tu, ma spegnete sta cosa. Ragazzi, io stavolta non pago una lira. Che permalosone! Buon e meritato riposo. Perché pensi di aver finito? Ma ancora tu. Ragazzi, ma non vi avevo detto di spegnerlo? Vabbè, io vado in piscina. Ciao, ciao, papi! Aveva ragione quello stramaledetto ologramma. Non era finita qui. Anche se erano migliaia gli imprenditori che si erano formati con i nostri percorsi e le aziende che crescevano grazie alle nostre informazioni, anche se erano centinaia le testimonianze e le recensioni positive, là fuori c'era ancora qualcuno che metteva in dubbio il nostro operato. Nostro perché la Big Luca International era già una realtà che contava decine di collaboratori, oltre ad una struttura aziendale con tanto di CEO e managers e piattaforma proprietaria. Nei mesi a seguire furono lanciati decine di percorsi, macinate centinaia di ore di consulenza, organizzati mastermind per imprenditori milionari. Abbiamo aiutato molte aziende ad aumentare i loro profitti, dalla pizzeria sotto casa all'azienda con 200 dipendenti, sia online quanto offline. Ma niente, l'intera industria della formazione era sotto attacco e chiunque vendesse percorsi formativi era il male. Un truffaldino, un bimbo minchia che dalla sua cameretta si divertiva a rubare qualche spicciolo. In una sola parola, un fuffaguru. E io, naturalmente, ero il re. Popolo dei fuffaguru, io vi ho creato e adesso io... Tra fuffaguru, antifuffaguru e anti-antifuffaguru, il chiasso era sempre più forte. Fui invitato nei podcast più gettonati e andai volentieri per far capire loro la differenza e che noi eravamo un'azienda di formazione e non un'associazione a delinquere. Qualcuno capì, non poteva essere diverso. Ma visto che non potevano ammettere la loro sconfitta, visto che avevano bisogno del capro espiatorio, cominciarono a lanciare accuse sui bilanci, sulle tasse, sull'evasione. Signori, sono residente a Dubai. Toc toc, sveglia! Ero veramente stanco. Mi decisi, chiusi la Big Luca International e andai in pensione. Dritto, rovescio, rovescio, dritto, giusto, sbagliato, chi lo sa. Me ne stavo bene in pensione. Scuola per Ricchi, la nuova piattaforma di formazione online, era completamente delegata.
io me ne stavo buono buono a coltivare le mie passioni. Fino a che... L'antitrust aveva aperto un'istruttoria nei nostri confronti per apparenti testimonianze non verificabili. Bah. Questa è vera. Questa è vera. Magari quest'altra non... No. È vera anche questa. Promuovendo strategie per ottenere alti guadagni. Eh sì. È proprio così. Definendomi tra l'altro un influencer con tanto di popolarità falsata dalla presenza di follower non autentici. Influencer, follower. A proposito di fuffa guru, la parola è diventata così di moda per l'opinione pubblica che la Treccani l'ha inserita nel vocabolario. Allora, fuffa guru, chi sfruttando tecniche da imbonitore organizza e gestisce a scopo di lucro in modo truffaldino corsi, video, seminari in rete nei quali si pubblicano modi facili di fare soldi. Ma no, ma è sbagliata. Di tutta questa storia, una cosa è certa. Formare sfianca. Quanti dipendenti hanno? Ma chi? Lei non si ricorda? Ma cosa? Tutti milionari. Ma guardi, io non capisco. Non sei uno psicoterapeuta! Sono otto! Quelle vere sono otto! Ma si può sapere cosa ci fai qui? È da tutta la serie che sei qui a fare il pirla. Mi scusi, capo, perché da qui c'è una gran bella vista. Sì, vabbè, vabbè. Chiama gli altri che abbiamo da fare. Allora, in descrizione ci dovrebbe essere un link. Voi lo cliccate, aprite, vi si apre una pagina di vendita. La pagina di vendita andrebbe letta. Non voglio fare il Big Luca, però anche un po' così. Ok, se non avete voglia di leggerla, c'è il numero sulla pagina da contattare, da chiamare, da chattare con i venditori che ve la spiegano, ok? Se invece siete persone anche pensanti, uno dice, beh, la posso capire da solo, da sola, leggete la sales page, leggete la pagina di vendita che vi spiega in modo più dettagliato quello che io vi ho appena detto. Quindi ci sono i corsi, li potete prendere il bando, potete prendere 5 corsi, 20 corsi, quello che non lo so. Poi dovete cliccare pagare, ok? Così a me arrivano i soldini, voi avete finalmente i vostri corsi e poi vi mettete a studiare. Se avete dubbi, domande, perplessità, chiamate il numero verde o contattate i venditori, andate sulla pagina di vendita, non vi morde, non vi mangia, tutto a posto, non c'è la truffa, non c'è stata buona, c'è anche la polizza di rimborso, la clausola, quindi se comprate non vi piace vi arriva il rimborso, non vi stiamo rubando niente, non c'è la truffa, dovete smetterla con questa cosa qui e fate soprattutto questo passo. Se siete arrivati fino a qui dite, però effettivamente, fatelo! Ci sono persone che è da anni che mi guardano, anni! Anni che valuto di comprare un corso di Big. Anni? Ma che cazzo hai valutato in questi anni? Tu resti fare i soldi? Cioè dobbiamo attendere altri 3, 4, 5 anni. Cosa può andare male? Ho troppa esposizione mediatica. Ormai, ragazzi, sono anni, sono stato controllato, sono andato in televisione, ci sono gli haters, le cose. Però un fatto rimane. Gli studenti di Big Luca sono soddisfatti e gli studenti imbrogliati, ingannati, tutto, beh, ce n'è. Che ne venga. Non vi sembra strano? Volete veramente essere formati da qualcuno che sa quello che dice e che è chi dice di essere, con risultati? Vi interessa fare più soldi? Siete imprenditori? Vi interessa finalmente capire come fare più soldi con la vostra azienda?
Volete mettere su un'attività? Io vi posso spiegare come si fa. Abbiamo una formazione a 360 gradi. Se solo siete al 5% convinti, prendete i corsi, fateli, perché vi cambieranno totalmente la vita. E vi lascio anche la mia eredità, l'eredità di Glucchiana. E ricordatevi, nella vita non fate i barboni per due lire. 3, 2, 1, let's go! C'è un mondo online, un caos totale, dove tutti gridano segui il mio canale. Promesse di gloria, soldi e successo, ma tra tutti sti guru io chi seguo adesso? Fuffa guru qua, fuffa guru là. Guarda, vederti vestito così è una cosa che mi disturba la vista. Davvero? In un modo, cioè, ma che modo di vestirsi è? Ho la verità, ci sarà. C'è chi insegna bene, con passione onestà. E non è difficile distinguere la verità. Gli altri urlano forte, ma è solo una bolla. E alla fine del giorno il castello crolla. Fuffa guru qua, fuffa guru là. Ma chi lavora duro, chi lo distinguerà? Basta guardare i frutti di chi li segue già. Se volano in alto, ma la verità ci sarà. Fattori esistono da quando si è schiuso il guscio, ma non per questo fatto. Tu non hai idea di quante cose posso fare. Condividete questa live. Questa è stata geniale. Il vero maestro lo riconosce al volo, dai risultati di chi l'ha seguito e non solo. Fuffa guru qua, fuffa guru là, ma chi lavora duro, chi lavora. No, don't worry, just, I mean, you can keep me a bit up, just because then I know how to fall. Non ho mai chi vende solo ideali. Ma te li sono pagati per fare niente. Sta roba qua, come lui muove le mani, si vede che questa roba qui è nave. Cazzo, stringete un po'. Avete l'occasione? Vi facciamo bellissima.